Oggi è 15 giugno 2019. Non so se mi sto riprendendo bene perché con questa videocamera non posso vedere lo schermo. Giriamo dall'altra parte. Ecco qua. Allora, perché sto riprendendo la schermata del mio canale YouTube? Allora, vedo che su alcuni canali c'è scritto iscritto, su altri c'è scritto iscriviti, però attenzione, se clicco, cioè se faccio, insomma, se apro questi canali su una nuova finestra, che vi è fuori? Vediamo, Marco Isidori, Andrea Cappelletti, Andrea Lardella Music, Giancar Slides, poi che altro? Sara Pater, Harmony Jazz Studio, Kingale 89, poi ce ne sarebbero pure altri. Vabbè. Poi qua A. Ledesma, vi ricordate? Fuertecoin. Vediamo che succede cliccando qua verso il traguardo di 1000 iscritti. Ecco, le ricette di Franzi 74. Là c'è scritto iscriviti. Però qua risulta che sono già iscritto. Ma poi non solo. Qua le ricette di Franzi 74 risultano 643 iscritti. Mentre se vado in quest'altra pagina, 644 iscritti. Qua 643. E là 644. È chiaro che qualcosa non va. C'è un baco. Andiamo avanti. Ah, qua Marco Isidori. Dove risulta? Ah, ecco qua 891 iscritti. E qua se dai lo sta. Ah, qua 893. E qualcuno dirà, vabbè, qualcuno si è riscritto mentre te apri la finestra. Vediamo. Verifichiamo sta cosa. Qua 893. Allora proviamo a aggiornare questa pagina. Qua risultano sempre 891 iscritti. Ho provato F5, ma è sempre quello il numero. Mentre qua, ora provo ad aggiornare. 893. Poi vi spiego perché sto a fare sta registrazione. Allora, poi Andrea Cappelletti, qua risultano 979 iscritti, nella pagina 982. Qua ne risultano 979, nella pagina 982, cioè 3 in più. Andiamo avanti, Andrea Lardella Music. 255 iscritti. Ecco poi nella mia pagina, dove tra l'altro non risulto iscritto, mentre la pagina di Andrea Della sì, 256 iscritti. Cioè qua 255, nella mia pagina ne risultano 256. Ah, poi se clicco iscriviti che succede? Che ad Andrea Lardella gli arriva una notifica che dice Paolo Marzano si è iscritto al tuo canale. Lo so perché mi è capitato con altri canali. Cioè io ho cliccato iscriviti a canali a cui ero già iscritto.
E gli autori di quei canali si sono lamentati, mi hanno detto ma che fai? Ti iscrivi e poi ti disiscrivi? E invece no, io non mi sono mai disiscritto. Io sto a fare questa registrazione giusto per chiarire. Perché tanta gente non ci crede a sta storia dei bachi. Poi qua Junker Slides. Ecco, qua risultano 402 iscritti. Vediamo quanti ne risultano nel mio canale. Allora, qua sono 402 e nella mia pagina 401. Poi Sara Pater. Qua risultano 670 iscritti. E qua 669. Poi qua risulta che io non sono iscritto, anche se invece sono iscritto. Vedete qua? Ho tirato pure la campana. Harmony Jazz Studio. 486 iscritti. Poi vediamo. 486. Ah, qua coincide, strano. Poi qua cosa abbiamo? Kingale 89. Allora, nella pagina risultano 254 iscritti. E qua 255. Qua nella pagina 254 e là 255. Poi qua risulta iscritto e nella mia pagina no. Poi Alejandro Ledesma, 30 iscritti. Mo quanti ne risultavano? 30, è l'unico che coincide. Cioè, diciamo, sì, qua il numero coincide, ma l'iscrizione no. E io sono iscritto al canale di Alejandro Ledesma. Poi, Fuertecoin, 40 iscritti. E io risulto iscritto. Qua il numero corrisponde, però qua c'è scritto iscriviti. E se però iscriviti, Fuertecoin riceverà notifica che mi sono iscritto al canale. Però, che significa questo? Che mi sono disiscritto e poi mi sono iscritto di nuovo? No! Significa che YouTube ha un baco! Che aspettano gli amministratori di YouTube a correggere sto baco? Io ho già fatto un po' di figuracce, grazie a sto baco. Vogliamo risolvere questo problema? Vabbè, chiudo, insomma, ancora una cosa, io ho fatto questa registrazione perché volevo chiarire alcune cose, perché insomma, alcuni utenti di YouTube si sono lamentati che io mi cancellavo e poi mi iscrivo di nuovo, cosa non vera. Ecco, ora sapete la verità. Mo' chiudo, grazie per l'attenzione.